Ben ritrovati di nuovo su Review You. Nella scorsa recensione abbiamo parlato di scaldamani riutilizzabili. Trovate comunque il video, la recensione, costo 7 euro. Mentre oggi andiamo a vedere insieme lo scaldamani della Zippo riutilizzabile. Quindi anche questo si può riutilizzare, ma a differenza dell'altro che dura un 45 minuti di calore e dopo si deve mettere a bollire nel pentolino per rigenerarsi, questo invece vi permette di avere una durata di 12 ore di calore semplicemente mettendo della benzina per accendini Zippo. Vi dico già che ci sono diversi modelli e diverse colorazioni. C'è quello da 12 ore di durata, che è questo qua, e quello da 6 ore, che è praticamente quasi la metà, quindi più piccolo. Devo dire che anche guardandolo dalle immagini non mi sono reso conto della grandezza, infatti è veramente abbondante come dimensione. Vabbè, bando alle ciance, andiamo ad aprire insieme la scatola e vediamo appunto il contenuto. Premetto che il liquido Zippo è da comprare a parte, non è incluso. Il prezzo varia, vi lascio comunque il link in descrizione di questo preciso prodotto, che sta subendo tra l'altro delle variazioni di prezzo, quindi una volta arriva a 40 euro, una volta 30. Io l'ho preso scontato e quindi vi consiglio di seguire i prezzi. Ci sono diversi modelli, colorazione arancione, colorazione camo, che era anche quella molto carina. Io l'ho preso black, total black, e niente, trovate anche al link in descrizione poi l'accesso a quelli da 6 ore. Come vedete, qua c'è lo scaldavani e qua ci sono le istruzioni. Le istruzioni che sono in diverse lingue, quindi anche questo non è male. Entrambe le istruzioni, noi prendiamo queste qua. Abbiamo la tanichetta, se vogliamo chiamarla così, dove si deve inserire all'interno il liquido che vi ho fatto vedere prima, facendola arrivare all'incirca fino a 12 ore, questo segno qua, e poi si va a riempire. Abbiamo lo scaldamani. Ecco, guardate le dimensioni per avere un'idea. Questa è la mia mano. Anzi, mettiamo magari a confronto un telecomando. Non è piccolino, eh? Quindi uno Zippo, un accendino Zippo arriverebbe qua più o meno. Questo invece è molto più grande, 12 ore, quindi arriva ad avere queste dimensioni. Quello che non vi ho fatto vedere è che comunque abbiamo anche la presenza di un sacchettino carino, materiale simile al velcro, sembra. È una stoffa dove si va a riporre all'interno lo scaldamani. È molto leggero, quindi non pesa. Si va ad aprire qua in alto. È anche molto elegante, devo dire. Questo è quindi il tappo, dove da questi fuori entra l'aria, ma anche esce il calore. E questa è la parte sotto. La marca. Eccolo qua. E questa parte qua si va appunto a sollevare. Adesso come vedete si stacca facilmente e all'interno si inserisce il liquido. Sono andato adesso a chiudere lo scaldamani, lo vado a inserire all'interno del sacchettino e andiamo a vedere quant'è il peso. Ok, sono andato a attaccare il sacchettino con lo scaldamani all'interno e come vedete abbiamo neanche 100 grammi di peso, senza benzina all'interno, senza liquido infiammabile all'interno, quindi questo è il peso senza il liquido, quindi immagino che sarà attorno ai 100 grammi, quindi veramente leggerissimo. Vi leggo giusto quelle più importanti. Allora, sicuramente raccomandano di usare il combustibile della Zippo e dicono appunto che non si deve riempire eccessivamente perché è pericoloso, si può anche infiammare tutto. Non c'è, non si deve vedere la fiamma una volta acceso, quindi se si vede la fiamma vuol dire che non va bene, deve essere quindi impercettibile
deve bruciare, diciamo, ma non si deve vedere la fiamma. Poi, come dice anche qua, dice che devi inserirlo all'interno appunto di questo panno, in questo sacchettino, per evitare di scottarsi. E un'altra cosa che avevo letto è che appunto si deve utilizzare sia all'esterno e non all'interno, quindi in un ambiente arieggiato, e si deve evitare, una volta inserito il liquido all'interno, di tenerlo in orizzontale, altrimenti immagino fuoriesca il liquido. Quindi si deve tenere in verticale per almeno, mi pare di aver letto, qualche minuto. Una domanda che mi sono appunto posto è: ma durerà per tutte le ore? Allora, c'è già questa frase che un po', adesso leggendo le istruzioni, non mi ha convinto tanto, ovvero dopo il riempimento e l'accensione iniziale lo scaldamani potrebbe non essere operativo per tutta la durata indicata a causa del processo di rodaggio del bruciatore catalitico e del materiale assorbente. Quindi è da vedere se questo è solo magari all'inizio oppure se può succedere anche successivamente, perché comunque la domanda è: ok, si va a chiudere, si va a mettere nel sacchettino, anche se non c'è abbastanza aria, siamo sicuri che continuerà a durare, a bruciare? Quindi dovrò testarlo. E poi un'altra cosa è che dice appunto che una volta messo il liquido, effettuata l'accensione, non si può andarlo a spegnere, quindi va avanti per tutta la durata. Però vi devo dire la verità, guardando un po' su internet ho visto che c'è anche un modo per spegnerlo, ovvero avvolgendolo in un sacchetto, in modo che si va a togliere tutta l'aria e si va a spegnere. Quindi diciamo che togliendo l'ossigeno dovrebbe appunto smettere di funzionare. Questo perché, non so, se siete all'esterno va bene, lo andate a usare, ma magari dopo tornate a casa e non vi serve più che continui a bruciare. Comunque qua c'è scritto tutto e c'è anche una garanzia che vi dice che appunto potete, entro 2 anni dall'acquisto, mandarlo indietro se ci sono dei problemi. Bene, proviamo adesso a riempire e ad accendere il nostro scaldamani. Innanzitutto prendo il liquido, non andrò a riempirlo fino alla linea 12, ma andrò a mettere un po' di meno, quindi vado a inserire qua dentro il liquido, premo un attimo. E lo vado a riempire più o meno a metà. Eccoci. Più o meno riempito fino a qua. Adesso il prossimo passo è andare ad aprire lo scaldamani, togliere la parte sopra, in modo deciso, e adesso vado a inserire il liquido all'interno di questo foro. Teniamo ovviamente in perfetto verticale. Adesso vado semplicemente a richiudere e lo vado a premere bene in modo che sia saldo. Voilà. Adesso il prossimo passo è quello di prendere un accendino Zippo o quello che volete, io ho questo accendifuoco, e vado a porre la fiamma in questa zona qua. Ok, non si dovrebbero vedere fiamme, ma appunto una volta acceso dovrebbe sentirsi il calore. All'inizio potrebbe appunto volerci un attimino per accendersi. Proviamo. Innanzitutto allontaniamo il liquido per sicurezza, e anche questo. Proviamo a accendere. Vedete, vado a passare la fiamma proprio vicino,
alcuni secondi. Dove c'è? Allora ragazzi, ho fatto passare all'incirca un minuto e mezzo. Adesso andiamo a vedere qual è la temperatura fuori dalla custodia e poi all'interno. Al di sotto abbiamo una temperatura sui 30 gradi nella parte in basso, invece nella parte sopra, ok, guardate qua, 59 gradi, sui 50, 56 gradi, andiamo a vedere anche sul retro. Ci aggiriamo sempre sui 50 gradi. Adesso mettendo la mano così è proprio caldo, quindi tenendo la mano appoggiata ci si scotta. È un caldo che quindi è concentrato sulla zona in alto e non tanto su quella sulla parte in basso, ma è veramente un caldo piacevole che tenendo appunto la mano così quasi ci si scotta. Quindi adesso lo vado a riporre dentro il sacchettino e dovrebbe essere quindi più diciamo piacevole anche tenerlo in mano senza scottarsi. Lasciamolo un attimo all'interno del sacchettino per prendere la temperatura. Ovviamente vado a misurare con uno strumento che ci dà una misura indicativa del calore. Non stiamo svolgendo un test a livello proprio professionale, ma giusto per capire appunto. Devo ammettere che il calore continua a durare, quindi non si è spento, e vediamo se durerà poi anche a lungo. Andiamo a prendere la misura al volo adesso. Il sacchetto, abbiamo 42 gradi, quindi questo strato comunque di stoffa va a togliere un po' di temperatura, a rendere quindi al tatto più piacevole senza ustionarsi. Prima di concludere la recensione vado a rimisurare la temperatura, adesso sono passati ancora alcuni minuti, e misurando nella parte centrale abbiamo sempre un 66 gradi, arriva fino a 76 addirittura, quindi è veramente caldo in questa zona. Devo dire che il prodotto svolge la sua funzione egregiamente, è piacevole davvero tenerlo in mano, soprattutto con il sacchettino, perché così è veramente caldo adesso, e devo dire che è un ottimo prodotto, sono soddisfatto. Poi per il prezzo che l'ho pagato, ho trovato il sconto su Amazon, vi lascio il link in descrizione, è veramente un affare. Adesso se voi appunto siete tornati a casa e volete appunto risparmiare la benzina che avete inserito all'interno, quello che potete fare sono due cose. Innanzitutto togliere l'ossigeno, quindi in teoria dovrebbe spegnersi. Come lo fate? Mettendo lo scaldamani in un sacchettino e poi il contenuto, appunto il sacchettino con lo scaldamani, lo andate a inserire all'interno di un sacchettino ermetico come questo, in cui potete andare a richiuderlo togliendo l'aria. Quindi in teoria, andando a metterlo all'interno e togliendo un po' l'aria, si dovrebbe fermare il processo. Quindi vado a spingere fuori l'aria e vado a chiuderlo ermeticamente. In teoria quindi adesso tra qualche minuto dovrebbe spegnersi e la benzina, diciamo il liquido infiammabile, rimane all'interno. C'è da dire che in questo modo, anche chiudendolo in un sacchetto ermetico, tende ad evaporare di meno in teoria. Per questa recensione è tutto, link in descrizione del prodotto, per qualsiasi domanda non esitate a scrivermi. Alla prossima review!